Voi, in questa fase finale della campagna elettorale che giustamente Massimo ha voluto che si definisse festa della democrazia e del futuro, futuro della nostra città. Io mi sento particolarmente onorato di iniziare, anche rappresentando una delle liste che è della coalizione, la lista dei Cattolici Democratici, che è costituita da donne e uomini che sono uno spaccato della nostra città. Io voglio dire questo, la coalizione ha condotto una campagna elettorale pacata, seria e anche fatta di molta concretezza. Concretezza non soltanto per le cose fatte anche prima del tragico evento del 6 aprile, concretezza sui 5 anni di duro lavoro che ci aspettano e concretezza anche sui tanti, troppi ostacoli che fino ad oggi ci sono stati e che comunque, se voi ormai vi siete resi conto, danno sempre più ragione al nostro sindaco. Noi siamo una coalizione coesa, forte, siamo presenti, vogliamo esserci, onorevole Bersani, ci siamo stati dall'inizio con grande lealtà, con grande determinazione, vogliamo esserci ancora perché siamo convinti che abbiamo, come dire, bisogno morale di seguitare ad occuparci fortemente della nostra città. Siamo una coalizione che ha approvato, diciamo, un programma condiviso da tutti, anche da tanti concittadini, che vede uniti quelli che sono i valori storici, tradizionali della sinistra, del riformismo, e i valori cattolici, quei valori che portiamo dentro di noi e che mettono al centro di ogni pensiero il valore della persona. Ecco, io credo che insieme questa coalizione ha tutto il diritto di seguitare a governare questa città, perché siamo secondo noi gli unici in grado di poter portare avanti la rinascita e la rinascita nuova della nuova città, quella che tutti noi ci auguriamo. Io voglio soltanto chiudere dicendo che tutti insieme, partecipando tutti, siamo sicuri di ottenere un grande successo e di essere quindi ancora presenti, fortemente presenti nella nostra città che amiamo profondamente. Io chiudo con una raccomandazione: andiamo tutti a votare. Facciamo in modo che l'Aquila si distingua tra le città che oggi saranno, che domenica saranno chiamate al voto, a votare massicciamente e a votare per la nostra coalizione, fatti di donne e uomini importanti per tutte le liste presenti, che rappresentano la società e tutto quello che è il mondo economico, sociale, professionale della nostra città. Grazie. Vi ringrazio per essere qui, così numerosi. Noi piace andare in piazza, noi pensiamo che la politica si faccia in piazza, ha mille motivi perché ci avvenga, e ancora di più dovevamo venire in questa piazza, che non so come la pensate voi, ma anche con questi palazzi così ingessati da queste enormi rotaie è sempre bellissima, con questo sole che ricorda altri comizi altrettanto belli che hanno sempre portato a grandi vittorie. Allora grazie, innanzitutto grazie per essere qui e grazie per averci accompagnato in questa campagna elettorale, in tutte le nostre iniziative, quelle mie e quelle dei miei meravigliosi candidati a consigliere comunale. Ci avete fatto sentire attenzione, ci avete fatto sentire affetto e soprattutto ci siete stati vicini, e di questo io veramente vi ringrazio di cuore. Però poi fatemi ringraziare Pierluigi Bersani. Pierluigi è un amico che ancora stasera sta qui per manifestare innanzitutto il suo appoggio, l'appoggio del partito,
la sua amicizia, il suo sostegno. E io, lasciatemelo dire, devo ringraziare ancora una volta il PD nazionale per quello che ha fatto. Se in questi giorni noi abbiamo segnato alcuni punti decisivi, come l'acquisto dell'Italtelle, da ieri un nuovo parco donato alla città, il Parco della Murata Gigotti, e ancora rifaremo le scuole e ancora abbiamo un altro parco da realizzare, si deve al fatto che gli unici soldi che sono arrivati qui da Roma dopo il terremoto per il rilancio economico e produttivo sono del PD e sono 20 milioni di euro delle leggi Mancia. Queste cose gli aquilani, Pierluigi, non se le scordano perché la sanno e la gratitudine è immensa. E poi ringrazio più tardi per aver accettato di essere qui a questa festa un grande poeta italiano, che i suoi versi, che sono avvolgenti, sono suadenti, sono dolcissimi, sono resi ancora più belli dalla musica che li accompagna, che è Roberto Vecchioni, che più tardi sarà su quel costo palco. Perché abbiamo voluto così? Lo diceva prima benissimo Giampaolo, noi chiudiamo con una festa, l'abbiamo chiamata festa della democrazia. L'importante però non era tanto trovare la parola democrazia o qualche altra cosa, poteva essere giustamente anche festa del futuro, festa della città. L'importante era la parola festa, perché? Perché per noi questa è stata una bella campagna elettorale, una campagna elettorale che noi abbiamo condotto in modo assolutamente sereno, che noi abbiamo condotto, credetemi, col sorriso sulle labbra. Perché? Perché sapevamo di avere degli elementi sui quali parlare di quello che avevamo fatto e soprattutto questa grande voglia e capacità di avere un progetto futuro. Poi è stata bella anche perché per noi la campagna elettorale, per tutti noi, vuol dire incontrare le persone, meglio reincontrarle, è nel nostro DNA stare in mezzo alla gente. Noi non siamo come quelli che ogni 5 anni ti vengono a bussare a porta e poi non ti salutano magari per strada, sapete di chi parlo, per 5 anni, noi no, ci stiamo sempre e sapete che ogni mattina basta che venite al comune, se non ci sto io c'è un assessore, qualcuno c'è sempre, e questo a noi è piaciuto davvero. Detto fra noi, è stata anche più facile per noi, almeno psicologicamente, perché c'è questa vicenda dei sondaggi che sono belli soprattutto loro per noi, noi non è che contiamo sui sondaggi, altri lo fanno, però indubbiamente ci hanno incoraggiato molto. È stata una campagna elettorale così serena che non è stata scalfita un po' dagli insulti, dagli attacchi continui che ci hanno mossi altri candidati. Noi, se avete fatto caso, non abbiamo risposto, anzi molti su Facebook e per strada dicono: ma perché non gli rispondi? Perché noi siamo così, noi siamo signori, primo. Secondo, perché io li perdono e li comprendo, perché, ma non è una battuta, perché in una campagna elettorale così difficile, nella quale bisogna affrontare i temi decisivi della rinascita di una città, questa non è una campagna elettorale per eleggere una nuova amministrazione, questa è la campagna elettorale che decide il futuro dei prossimi 70, 80, 90, 100 anni, e bisogna sapere di cosa si parla, e i nostri non lo sanno perché non ci sono stati in questi 3 anni, io li ammiro tutti che abbiano la voglia di cimentarsi, però non, come si dice all'Aquila, non sono studiati, quindi è andato tutto bene. Ma perché è stata una festa soprattutto? Perché noi abbiamo compreso, andando in mezzo alla gente, stando in mezzo a voi, incontrando in tutte le frazioni, in tutti i quartieri, in tutti i posti possibili, abbiamo compreso che voi avete capito. E questo fatto che noi abbiamo registrato questa crescente adesione alle nostre liste ed anche alla mia persona è il motivo di orgoglio per noi, perché vuol dire che i nostri sforzi da voi sono stati capiti. Cosa avete capito? La prima cosa, che secondo me è la più importante in un momento di antipolitica come questo, quando vediamo delle cose terribili nell'ambito della politica, avete capito che in questi 5 anni il patto che io strinsi con voi qui su 5 anni fa, che avreste avuto un governo onesto e trasparente, è stato perfettamente mantenuto, e questo lo sapete in un momento in cui in questa città è successo di tutto, inchieste, indagini, arresti, processi eccellenti, noi
siamo usciti indenni, eppure ci siamo assunti grandi responsabilità, firme pesanti da far tremare i vene polsi. Perché? Perché abbiamo tenuto duro nei nostri valori. Avete poi capito un'altra cosa fondamentale, che in questi 3 anni noi ci siamo stati sempre, dalle 4 di mattina, al tempo di mettere in salvo le famiglie, di quella notte maledetta del 6 aprile 2009, noi ci siamo stati sempre. Ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo la passione, ci abbiamo messo coraggio, abbiamo avuto anche momenti di paura, ma ci siamo stati sempre. Forse avremmo sbagliato qualcosa, sicuramente, ma una cosa è certa, se abbiamo commesso qualcosa che si poteva fare meglio, l'abbiamo sempre fatto in assoluta scienza e coscienza, interrogandoci sulle conseguenze degli atti che avremmo assunti. Forse le cose sono andate diversamente, a volte non per colpa nostra, però sapete che ce l'abbiamo messa tutta. E sapete anche che nonostante il terremoto noi abbiamo governato questa città. Se è vero che oggi noi portiamo, nonostante l'impegno continuo del terremoto, portiamo le aziende S.p.A. che raccogliamo, le aziende municipalizzate sull'orlo del fallimento, oggi le portiamo in pareggio, abbiamo 20 ettari di parco urbano nuovo, una nuova politica sociale, soprattutto siamo quelli che hanno investito di più in questi anni in termini di politica sociale, l'unica città che aumenta il posto negli asili nidi, l'unica città che va avanti su tante cose. E poi soprattutto noi ci siamo stati sulla vicenda drammatica del terremoto, ci siamo stati al primo giorno. La prima cosa, avete capito che noi abbiamo difeso la città da quella notte che può testimoniare Alfredo Moroni, la notte del 5 maggio del 2009, quando uscì l'ordinanza 3762 che è introvabile sul sito della Protezione Civile, non la vedete? Si salta la 3762, era l'ordinanza con la quale si diceva che tutti gli uffici pubblici dell'Aquila, di qualsiasi ordine e grado, tranne quelli del comune, venivano trasferiti nelle altre città d'Abruzzo. Primo, secondo, diceva appunto, stesso trattamento è riservato al personale dipendente a secondo del danno della casa riportato. Quella notte era la fine della città, oggi saremmo stati se non 20-15 mila tutti trasferiti. Quella sera io dovetti letteralmente far volare una sedia, solo alle 4 di mattina il governo ritirò quell'ordinanza. Io da quella notte capii che avrei dovuto solo pensare a difendere la città. A livello istituzionale, quando ho dovuto dire grazie al governo Berlusconi, l'ho sempre detto, quando ho dovuto attaccare, quando ho dovuto anche prendere insieme a voi le botte, io l'ho fatto perché noi abbiamo difeso sempre la città e soprattutto dai tentativi di spoliazione, i soldi delle scuole che ci dovranno restituire, i soldi dell'ospedale che ci devono restituire l'assicurazione. Ma soprattutto una battaglia che penso che anche voi a un certo punto non abbiate capito, perché Pierluigi la macchina mediatica era forte contro di noi, la lotta per avere l'abolizione della struttura commissariale. Perché non ce l'avevamo noi con Chioni, non ce l'avevamo con Fontana, non facciamo questioni personali, ma era chiaro a tutti che questo esperimento al quale ci hanno sottoposto di togliere la ricostruzione a coloro che l'hanno sempre fatta, a coloro che naturalmente la devono rifare, vale a dire autonomie locali, i sindaci che rispondono ogni giorno alla propria popolazione, eravamo stati assolutamente espropriati di questo, e c'era questa struttura che non ha funzionato e che ci ha fatto perdere tempo, anni preziosi per cui oggi siamo fermi. E abbiamo fatto questa battaglia anche quando si diceva in tanti perché non si mettono d'accordo, perché Cialente pensa a litigare. Io difendevo la mia città, io difendevo la nostra città, noi questo abbiamo fatto. E finalmente, a riprova che avevamo ragione noi, ma non è una guerra questa, chi è più bello, chi è più bravo, ne va della salute, della salvezza, delle prospettive della città. Finalmente è arrivato un governo del quale non gli importa niente, né del PDL né del PD, non doveva proteggere Chiodi come il povero Letta ha dovuto fare negli ultimi mesi. Questi qui ci hanno chiamato, hanno chiesto, dice, ci raccontate tutto, e hanno detto ci vediamo fra un mese. Dopo un mese sono venuti, hanno licenziato i vicecommissari, hanno chiuso l'SGE, a Chiodi hanno detto adesso basta, Chiodi ha detto no, devo aspettare le elezioni, dopo le elezioni finisce l'epoca del commissariamento e si volta pagina. Questa è la grande vittoria che abbiamo avuto. Io devo ringraziare
questo governo. E aggiunto, vi racconto 30 secondi, non vi rubo troppo tempo. La sera ero davanti alla televisione quando fu presentato il governo. Quando sentì Fabrizio Barca, chiaramente immediatamente provai a chiamarlo, ma il suo telefono era chiaramente ultra occupato, era stato appena eletto, nominato ministro. Allora il giorno dopo lo chiamai, scherzai, gli disse: adesso tocca a te seguire l'Aquila, perché voi sapete che l'aveva fatto, stava seguendo con l'Ocse, con i sindacati, con Confindustria e la città. Dopodiché Pierluigi, lo ricordo bene, telefonai a Pierluigi e andai immediatamente, dopo 2 o 3 giorni a Roma, insieme a Giovanni Rolli, andammo e chiedemmo a Pierluigi, rispiegando per l'ennesima volta, ma Pierluigi lo sapeva, la situazione. Io dissi: ci vuole un ministro e deve essere Barca, te lo ricordi bene. Ti sei cominciato a muovere, poi c'è la famosa giornata del 19 di gennaio, quando io in consiglio comunale dissi, per come andavano le cose, che Monti era peggio di Berlusconi, scoppiò una cosa terribile. Alle 11:15 di sera mi chiama Monti a casa e dice: ma che si può fare? E io gli parlai e gli dissi: ci devi dare un ministro e deve essere Barca. Lui disse: ci penserò. Il sabato successivo mi telefonò che il giorno prima era stato nominato Barca, e questo è il grande risultato che abbiamo ottenuto. Da allora io sono ottimista. Perché? Perché è cambiato tutto. Allora questi 3 anni, cominciate a vedere, i primi 3 anni, il primo tempo di una partita dura, difficile, è stato un primo tempo da mettere via, perché è stato un tempo nel quale abbiamo perso mesi preziosi, anni preziosi per la ricostruzione. Ma oggi il secondo tempo è un'altra partita, finalmente regole vere che ci permetteranno di ricostruire. Io oggi sono ottimista per questo e ringrazio anche Pierluigi, che fu il primo ad andare a Monti a dire: guarda che all'Aquila c'è questo tipo di problema. Questo vuol dire anche, e questo lo dico, che probabilmente avere un rapporto vero con la politica romana, avere un rapporto vero in questo momento con il governo, è una delle doti principali che un sindaco deve avere, con tutto il rispetto degli altri. Non si può andare a pensare che giustamente esperienze di liste civiche, di giovani che entrano, possono affrontare partite così dure. E adesso cosa c'è da fare? La seconda partita, noi siamo ottimisti, adesso finalmente passerà a noi la ricostruzione, subito. Noi chiediamo la prima cosa di prendere la gestione della filiera, rimarrà fino alla fine dell'anno. Noi abbiamo gestito all'inizio per le BLC e voi siete testimoni, una parte di voi è entrata in casa in pochissimo tempo perché noi l'abbiamo fatta andare, poi sono arrivati gli altri e l'hanno impasticciata. Noi la riprendiamo e detteremo delle regole e l'obiettivo è: entro la fine del 2013 tutta la periferia deve essere ricostruita. Questo è l'obiettivo di tutti, sul quale io su questo palco mi impegno. Dovranno essere finite. Secondo, la ricostruzione dei centri storici. Metto un velo pietoso sulla vicenda, piani di ricostruzione e così via. Ci è voluto adesso nel 39-96 a giugno che ci dicesse quello che noi chiedevamo. Mentre facciamo il piano di ricostruzione, che noi in proporzione agli altri abbiamo fatto velocissimi, bravissimi, quello che volete, noi dicevamo in ginocchio: fateci ricostruire quello che si deve ricostruire, com'era e dov'era, perché ce lo chiedeva anzitutto la città, perché il consiglio comunale aveva detto: facciamo immediatamente all'unanimità, rifacciamo l'asse centrale. Non hanno voluto. Dopo 2 anni ci hanno detto: ok, si può fare. Allora abbiamo perso 1 anno e mezzo solo per avere le linee guida per vedere la periferia e abbiamo perso 2 anni per poter rivedere qualche cantiere nel centro storico, che a noi serve come l'aria, perché noi oggi abbiamo bisogno di vedere che qualcosa è ripartito. Non è che vogliamo tutto e subito, ma vogliamo avere la certezza che si è cominciata la ricostruzione per noi e per i nostri figli. E adesso si fa, e si farà col meccanismo che diciamo noi, una struttura comunale subito, agile, snella, unico esame dei progetti, conferenze dei servizi permanenti. Noi siamo pronti, l'abbiamo dettato al governo, sta scritto sul programma che viene distribuito in questo momento, e il governo, vincendo noi e spero al primo turno, non potrà non fare questa cosa e partirà la ricostruzione. Perché deve partire la ricostruzione di corsa? Sia perché non possiamo più stare nelle case, non possiamo più stare col casse, ma c'è una questione vera, Pierluigi, quella della quale ti parlo sempre. Questa città, in un'Italia che conosce una crisi drammatica, in un'Italia che è segnata dalla disoccupazione soprattutto giovanile, è una città allo stremo dal punto di vista economico. Un sindaco che è padre, figlio e fratello in una città
che raccoglie confidenze di tutti e la disperazione, solo io e forse l'assessore all'assistenza alla popolazione, l'assessore alle politiche sociali, sa qual è la disperazione di questa città. 3 anni fa la città è stata distrutta, non è arrivato un centesimo per il rilancio economico e produttivo, non ci hanno dato niente i nostri autonomi, tutti quelli che stanno dietro queste vetrine, ingegneri, guadagnano, avvocati, giovani professionisti, artigiani, commercianti, hanno ricevuto 2.400 euro e poi dimenticati, e la città è allo stremo. E una delle prime risposte da dare è una disperazione vera, alla quale il comune sta facendo fondo, sta cercando di dare risposte, ma veramente raschiando ormai il barile. A questa disperazione c'è una sola risposta, che sta scritto anche su Topolino, su Novella 2000, se almeno quello leggessero: far ripartire immediatamente l'edilizia. E noi abbiamo 2 miliardi fermi, vi rendete conto che ci abbiamo 2 miliardi e non sono stati capaci di far partire un cantiere? Non sono stati capaci di dirci quali sottoservizi fare e quando farli? Sono 7 mesi che aspettiamo che Chiodi sciolga il nodo dei sottoservizi, peraltro già finanziati. E allora, perché sono ottimista? Perché adesso che grazie a noi che lo sappiamo fare, riparterà la ricostruzione, noi qui avremo finalmente un po' di economia che può ripartire. Io di questo sono convinto, sono sicuro per i nostri artigiani, starà a noi con la Camera di Commercio convincere a puntare molto la ricostruzione sulle forze nostre, ma ci sarà finalmente un minimo di economia, riavremo qualche posto di lavoro. E poi subito dopo le elezioni, lo dicevo di nuovo a Pierluigi mentre si veniva qui, subito una modifica legislativa per un minimo di finanziamento per il rilancio economico e produttivo. 70-80 milioni da mettere subito sul contratto di programma di Thales e di Selex, immediatamente sul polo chimico farmaceutico. Don Pè e Menarini sono pronti a investire, sono posti di lavoro vero, e poi investire sul turismo, che è infrastrutture, che è l'unica in questo momento risorsa, potenzialità forte che abbiamo, che può farci ripartire subito. Questo insieme, spero dopo le elezioni arrivi questo decreto del de minimis, dopodiché io della zona franca non dico più niente. Chi si deve vergognare si vergogni. Fortuna che noi siamo andati a Bruxelles, alla faccia di chi diceva che noi eravamo andati con gli arrosticini e col pecorino. Non è vero, anche perché ci stanno le cozze a Bruxelles e siamo andati a mangiare le cozze. Siamo dovuti andare lì per capire che ci avevano preso in giro. Adesso si sblocca, però adesso si riparte. Però per ripartire, e questo è importante, ci deve stare in questo momento qualcuno che è capace di stare ai comandi. Vedete, uno dei motivi, sempre qui in parecchi sono testimoni, di una mia lunga riflessione prima di decidere la mia ricandidatura. Non l'ho fatto mica per farmi ritirare la calzetta, cioè io credo di essere una persona seria, ho dei valori nei quali credo. E la cosa più importante era capire chi potesse vincere, ma più ancora, credetemi, chi potesse al meglio essere utile a questa città in questo passaggio della sua storia così drammatico. Neanche dopo il dopoguerra L'Aquila stava così, non niente da dire, questo è il momento drammatico. Io mi sono interrogato e mi sono chiesto: c'è qualcun altro, anche magari il centrodestra più bravo che può fare? Nessuno. Perché gli unici che, come vi dicevo, essendoci stati sempre, sanno quello che oggi si deve fare, lo stiamo dettando noi al governo, che manda la sua struttura 2 volte a settimana per cercare di capire, prendere dati, per prendere suggerimenti, siamo noi. È per questo che noi vi chiediamo di darci la vostra fiducia, è per questo che noi vi chiediamo di darci possibilmente sin dal primo turno. E perché? È chiaro, è difficile, matematicamente è pressoché impossibile, siamo in 8, però noi ve lo chiediamo perché. E questo io credo che Pierluigi mi possa aiutare in questo, se noi riuscissimo a vincere al primo turno. Quanta forza nei confronti di questo governo e di tutti i ministri potremmo avere? Io vorrei andare a Roma dicendo: guarda, non sono Massimo Cialente, sono quello che al primo turno ha portato questo programma elettorale che dice tante cose di quello che c'è da fare per far rinascere questa città. Questo tu lo devi fare perché è passato attraverso un referendum fra la mia gente, fra i miei aquilani e i miei aquilani. Questo è il motivo, e anche il motivo vero è un altro.
credetemi, noi ci presentiamo a voi come una squadra. Io ho avuto questi splendidi, ringrazio, candidati consiglieri, bella campagna elettorale, pulita, gente che ha accettato disinteressatamente di regalare un pezzetto della propria vita a questa città, perché sa che in questo momento ce n'è bisogno. Hanno fatto una campagna elettorale bella, pulita, col sorriso, e sono andati insieme a cercare il voto. Nell'iniziativa eravamo insieme, perché? Perché noi siamo una squadra e sappiamo che non importa chi fa il gol, vinciamo tutti insieme. Chiunque vince, perché siamo una squadra, e siamo una squadra vera. Questo centro-sinistra che si presenta, queste sei liste vere, sono liste che hanno governato questa città. Noi sappiamo già la mattina dell'8 che cosa fare, e noi non siamo degli strani miscugli che possono andare dai fascisti di Casa Pound fino ai Verdi e Redivivi. Non siamo questo, non siamo queste cose. Noi siamo mossi da valori profondi che ricordava Giampaolo, e questi valori sono quelli che secondo noi servono disperatamente in questo momento per poter ricostruire la città, perché non si ricostruiscono solo le case, tutti insieme le rifanno solo i muratori con i geometri, si fanno sui valori la ricostruzione della città, soprattutto, anzitutto, la ricostruzione della comunità, e questo si fa con dei valori. Una città dove ci sia giustizia sociale, solidarietà, dove al primo posto c'è lo sviluppo ecosostenibile, il rispetto dell'ambiente, una ricostruzione di una città intelligente, di una città bella, senza affari, con le mani pulite che noi abbiamo. È per questo che noi vi chiediamo questo voto. E fatemi dire, infine, ho finito, ho preso anche troppo. Io vi ringrazio perché so quello che tutti noi, ma soprattutto tutti voi, avete passato in questi tre anni difficili, non nelle tende o sulla costa, 3 anni nei quali poi ogni giorno sul giornale si vedeva e non si sbroccava niente, 3 anni nei quali è stata quasi piegata la fiducia che si sarebbe ricostruito, abbiamo visto perdere questi mesi. Io ringrazio ancora oggi quei genitori, ma soprattutto quei bambini che per mesi e mesi, per salvare la città, hanno fatto i pendolari dalla costa qui la mattina alle 6. Questi sono gli aquilani. Io so quello che stanno passando i ragazzi in questo momento senza la città. Per noi la vita è fatta anche di appuntamenti, non abbiamo tanto tempo libero, ma i nostri anziani e soprattutto i nostri giovani che non hanno un punto dove andare, io vi ringrazio, però adesso vi chiedo di crederci. Credetemi, ve lo dice il vostro sindaco, proprio perché c'è stato insieme agli altri, noi vi diciamo adesso, crediamoci. La partita, il secondo tempo di questa partita, è una partita che tocca da giocare tutta a noi, da giocare all'attacco, e ce la faremo. Vi chiedo una cosa, l'ho fatto tanti anni fa un'altra volta, provate un attimo a chiudere gli occhi e ricordatevi com'era questa piazza 5 anni fa, allora c'era Walter Veltroni, e provate a ricordarvi gli odori che ancora rimanevano della piazza qui dopo che c'era stato il mercato, ricordate il casino, ricordate i ragazzi che facevano chiasso, ricordate che poi uno diceva mo se il comizio e me ne vado sotto i portici. Ebbene, riapriamo gli occhi e pensiamo che questa cosa la possiamo fare e la faremo insieme, ve lo giuro, e questo lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Viva L'Aquila!